la gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo in un nuovo video che voglio portarvi da un po' di tempo. Di questo argomento si è fatto molto parlare nelle ultime settimane, se non negli ultimi mesi, e quindi a questo punto ho deciso di dire anche la mia. Mi raccomando, ci rivediamo dopo l'intro e vi invito ad iscrivervi e lasciare un mi piace se ancora non siete iscritti. L'argomento di oggi riguarda la riapertura delle scuole, che ha fatto già discutere di sé in tantissime occasioni e per tantissimi motivi diversi. Quindi, niente, ci tenevo ad esporre anche il mio punto di vista al riguardo. Come ben tutti sappiamo, infatti, da un mesetto circa hanno riaperto le scuole, chi prima e chi dopo ovviamente, ma già dalle prime settimane di apertura si sono avuti tantissimi problemi, partendo dalle scuole che non erano attrezzate per affrontare l'emergenza Covid in atto, fino ad arrivare alle scuole che invece non avevano ancora ricevuto i banchi che erano stati promessi dalla ministra dell'istruzione, ovvero Azzolina. E infatti molte scuole hanno cominciato con i ragazzi che stavano seduti sulle sedie normalissime che tutti conosciamo e dovevano prendere appunti così perché ovviamente mancavano i banchi. Non andando più a scuola ormai non posso parlarvi della mia esperienza diretta, però posso basarmi su ciò che stanno vivendo invece mio fratello e mia sorella. Mio fratello attualmente frequenta la mia ex scuola superiore e devo dire che in realtà si è adeguata abbastanza bene a tutto ciò che sta accadendo, ovviamente sempre parlando in base alle risorse che aveva. Per esempio qua a Napoli molte scuole i banchi con le rotelle non li hanno visti nemmeno con il binocolo e quindi le scuole si sono viste costrette ad utilizzare vecchi banchi, ovviamente mettendoli in una posizione di distanza almeno un metro tra di loro, insomma. Per adesso a scuola stanno entrando a turni in modo da non far fare affollamento all'entrata e all'uscita e ci sono anche alcune classi che durante la settimana fanno didattica a distanza dei giorni mentre altre vanno in presenza. Quindi diciamo che la scuola si è organizzata in modo da alternare l'entrata e l'uscita delle classi, alcune classi fanno didattica a distanza per non perdere comunque giorni di lezione, altre classi invece vanno a scuola il pomeriggio e così via. Nonostante tutta questa organizzazione, che magari può sembrare anche molto confusionaria, ma che in realtà ce n'è bisogno perché la mia scuola non è grandissima e le aule nemmeno, quindi ovviamente si è dovuto fare un po' di casino, insomma, per cercare di garantire a tutti la possibilità di poter seguire. Nonostante questo, comunque, ci sono parecchie persone che non mandano a scuola i propri figli per paura che questi possano essere contagiati. Il problema principale però è che alcune di queste persone che non mandano i propri figli a scuola mandano poi i propri figli a fare baldoria fuori ai bar, a fare assembramenti in strada a caso e così via. Ovviamente non è la situazione di tutti, perché c'è poi anche chi in realtà non fa muovere figli da casa per paura appunto di questa situazione che si sta creando in quest'anno, però diciamo che la vedo una grandissima stupidaggine, perché comunque togli la possibilità a tuo figlio di apprendere, perché la scuola di mio fratello attualmente non sta facendo didattica a distanza a tutte le classi ma solo alcune, ad esempio la sua classe deve andare solo in presenza e non fanno lezioni a distanza, quindi chi non manda i propri figli a scuola ovviamente gli fa perdere dei giorni di lezione. In sostanza la mia ex scuola superiore si è organizzata come meglio poteva, ma ciò non è bastato. Infatti ci sono già stati alcuni casi di Covid sia nella sede di mio fratello e sia invece nelle altre sedi succursali. Tutto ciò per farvi capire che le misure di sicurezza prese a scuola possono essere anche le migliori del mondo, ma non toglieranno affatto il rischio di contagio. Purtroppo il Covid c'è e le misure di sicurezza non sono mai abbastanza. Infatti non sono troppo d'accordo con la riapertura delle scuole, perché sì, ok che l'apprendimento è importante, la scuola è importante e tutto il resto, ma credo che per almeno il periodo in cui non si fosse ancora trovato un vaccino, comunque si doveva continuare con la tanto odiata didattica a distanza. È vero che molte volte non funziona, ma siamo anche noi in primis, noi alunni in primis, che non seguiamo come dovremmo le lezioni a distanza e c'è poca organizzazione, diciamo, è un mondo nuovo per la scuola italiana che ancora non è stato messo in atto, non è stato utilizzato bene, ma secondo me questa cosa di riaprire le scuole è stata una grandissima cavolata e quindi credo che sia necessario ritornare alla didattica a distanza, anche perché non ha senso aprire una scuola e poi avere magari 5 classi che non entrano per casi di Covid, eccetera, perché ovviamente sapete che se c'è un caso nella vostra classe, comunque, a parte la disinfettazione che dovrà fare tutta la scuola, e quindi ci sarà un giorno in cui la scuola sarà chiusa per appunto disinfettazione,
dovrete, i ragazzi della classe dove c'è stato il contagiato comunque dovranno fare 15 giorni di quarantena a casa e dovranno sottoporsi ai tamponi eccetera per assicurarsi di non essere contagiati. Quindi mettiamo caso che una classe è contagiata e fa 15 giorni di assenza, poi magari un'altra classe è contagiata, altri 15 giorni di assenza, e quindi praticamente la scuola si ritroverebbe con pochissime classi presenti all'interno dell'istituto e quindi credo che sia completamente inutile tenerle aperte. Per quanto riguarda invece la mia situazione, che come sapete adesso frequento l'università, beh, la mia università è aperta tuttora e si è organizzata come meglio poteva anch'essa. Permette l'accesso ad un numero limitato di studenti in base a quella che è la capienza dell'edificio in cui ci troviamo e gli studenti che accedono all'edificio devono munirsi dell'apposita app dell'università per essere scannerizzati all'entrata. Quindi noi appoggiamo il telefono su questo scanner che automaticamente ci scannerizza il numero di matricola o comunque il QR code che ci identifica e poi ci fanno entrare. Quindi raggiunta poi la soglia massima di gente presente all'interno dell'istituto, non fanno più entrare. All'interno dell'istituto appena entri ci sono le videocamere a scansione termica, insomma, che ti misurano la febbre e quindi in caso di febbre suonano. E soprattutto all'interno dell'edificio, ma anche all'esterno, insomma, proprio appena varchi il cancello dell'università, devi tenere per forza la mascherina alzata tutto il tempo, quindi che sia in aula, che sia nel corridoio, che sia alla mensa, che sia al bar e tutte queste cose. La mia università però ha anche messo a disposizione le lezioni online attraverso la piattaforma di Teams, quindi non si è costretti ad andare per forza in sede per poter seguire le lezioni, ma si possono seguire anche online per permettere a tutti, magari anche a chi non è di Napoli o comunque a chi abita lontano e non può arrivare tutti i giorni in università a causa dei mezzi pubblici affollati, eccetera, di poter seguire. Ed è una scelta che apprezzo perché in questo modo almeno si dà la possibilità di scegliere se rischiare o meno di andare in università e magari poter essere contagiati, ma non solo in università, ma soprattutto per quanto riguarda tutto il processo per arrivare in università, perché prendete me che devo prendere il pullman che è sempre strapieno, o magari gente che arriva da più lontano deve prendere il treno, la cumana, la circumvesuviana e magari anche voi pullman arrivati al centro, insomma. In aula siamo disposti a scacchiera in modo che davanti a me non ci sia nessuno, a fianco a me non ci sia nessuno, insomma siamo un posto sì un posto no, in modo da comunque stare abbastanza distanziati. Ovviamente non avendo i banchi singoli come a scuola dobbiamo adottare per forza questo metodo. Per adesso nella mia università non c'è nessun contagiato, quindi diciamo che più o meno il metodo sta funzionando, però capite che comunque è una tortura stare lì 8 ore o più con una mascherina alzata e seguire al contempo le lezioni, che ovviamente sono lezioni molto lunghe perché a volte sono anche 3 ore di lezione della stessa materia, per dirvi. Tipo, io il martedì dovrei andare in università dalle 8:30 fino alle 6 di sera, quindi capite un attimo che è un po' impossibile, diciamo. Prima di concludere il video ci tenevo a farvi sapere che è stato registrato prima della nuova ordinanza di De Luca, che prevede la chiusura delle scuole dal 16 al 30 ottobre. Comunque sia, come avete potuto vedere anche voi, le scuole e le università sono state chiuse e si è passati alla didattica a distanza, come del resto, insomma, era prevedibile. Però la cosa che non ha molto senso, oltre al fatto che le ha chiuse per soli 15 giorni, è che per il primo anno di università e per l'asilo le lezioni, insomma, si svolgono all'interno dell'edificio scolastico. Quindi praticamente noi universitari del primo anno possiamo andare tranquillamente in presenza a scuola. Cioè, che senso ha? E poi l'asilo soprattutto, cioè l'asilo che i bambini sono piccoli, mettono le mani in bocca e tantissime altre cose. Ora io dico, l'asilo che me lo rimani a fare aperto? Cioè, vi rendete conto l'asilo come è strutturato? Cioè sono bambini piccoli, non capiscono che devono tenere il distanziamento, non devono mettere le mani in bocca, eccetera. Le università le posso anche capire, anzi in realtà lo apprezzo perché già di per sé è un casino, quindi figuriamoci a stare tutti quanti da casa. Io le seguo da casa per un fatto mio di comodità, però ci sta chi invece si trova a seguirle in presenza, insomma, e non si trova affatto a seguirle a distanza. Però l'asilo, appunto, non posso proprio capirlo. Comunque sì, non posso continuare questo video all'infinito e quindi come andrà a finire lo scopriremo solo vivendo. Quindi direi che vi lascio le conclusioni del video, che è già durato abbastanza, e ci rivediamo in futuro per futuri aggiornamenti. Quindi niente, in conclusione ragazzi, ci siamo organizzati come meglio potevamo, ma le nostre forze non possono niente contro questo virus che ormai da quasi un anno a questa parte
ci ha privato di tantissime cose. Spero che si possa trovare presto una soluzione per risolvere tutto questo grande problema e per poter soprattutto ritornare alla normalità il prima possibile. Però adesso sono curiosa di sapere anche da voi come sta andando la riapertura delle scuole, se siete tornati a scuola, se magari c'è stato qualche caso nella vostra scuola, comunque come sta funzionando il tutto con tutta questa situazione che si è andata a creare. E quindi sono interessata anche a sapere la vostra opinione riguardo tutta questa cosa del Covid, delle scuole, eccetera, eccetera. E mi piacerebbe appunto creare una conversazione qua sotto nei commenti. Quindi ragazzi, questo era tutto per questo video. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto. E noi ci vediamo prossimamente nei prossimi giorni, sempre qua su YouTube. Bella!